Ho deciso di partecipare alle primarie per il sindaco di Roma. Ci ho messo un po' di tempo, lo confesso, e non solo per un pizzico di paura che credo sia naturale, ma soprattutto per una grande forma di rispetto nei confronti di un impegno che so sarà immenso, gravoso. La Roma che vedete alle mie spalle è la Roma da cartolina, è la Roma della grande bellezza di Sorrentino. Il quartiere del Gianicolo, più modestamente, è il quartiere dove sono nato e vissuto. Ma la Roma vera è tutta intera, anche quella che non si vede dietro queste immagini. Soprattutto quella che non si vede dietro queste immagini. La Roma delle periferie, dove le persone normali, tante persone normali, devono magari condurre una battaglia per poter andare a lavorare o semplicemente a scuola. È la Roma che dobbiamo cambiare. Io ho deciso di provare a metterci del mio, ma so perfettamente che Roma non cambierà mai se si delega tutto a un'unica persona o anche a una squadra per quanto in gamba. Roma deve cambiare anche nei suoi modi e ciascuno di noi, ciascuno di voi, deve sentirsi chiamato in causa per produrre questo cambiamento. Dobbiamo anche perdere questa delusione acquisita negli anni pensando che non possiamo fare nulla. No. Chi avrà l'amministrazione avrà il dovere di consentire che ciascuno si senta partecipe del riscatto di questa città. Perché questa è una grande città. Spesso sentiamo dire, ah no, ma qui è brutto, cambio città. No, no, noi dobbiamo cambiare questa città. E il mio impegno è cambiare questa città. E se possibile il mio impegno è anche di cambiare un po' il modo di fare politica. Davvero mi piacerebbe se la mia candidatura fosse anche uno strumento per far sì che tanti romani riprendano la voglia di partecipare, riprendano la consapevolezza che il diretto impegno sarà fondamentale per cambiare le cose. In questo senso anche vi chiedo di darmi una mano, di organizzarci. Vedrete una mail alla quale per il momento potrete inviare disponibilità a darmi una mano, ma anche consigli e anche idee sul futuro di Roma o magari sulle piccole cose da cambiare nel vostro quartiere, nella vostra via, nel vostro rione. Ecco, la cosa più importante che le primarie possono assicurare è un salto di qualità nella consapevolezza di ciascuno di poter essere importante e decisivo per un grande cambiamento.